Buongiorno a tutti, io sono Panier Riccardo del mio mondo giocoloso, il vostro canale di YouTube sul fantastico mondo della giocoleria, e quest'oggi continuiamo il cammino della giocoleria imparando la doccia. Innanzitutto ci tengo a scusarmi se era un bel po', abbastanza, quasi 2 mesi che non carico un video di tutorial di giocoleria, ma le ho fatte tutte, vi giuro che questo video soprattutto l'ho girato minimo 30 volte. E una volta magari il vicino tagliava l'erba, un'altra volta uccelli che gridano, un'altra volta il mio cane che abbaia, insomma tutte le volte non era buono il video risultato e non me ne sono sentita di caricarlo. E oggi, visto che questo video è su YouTube, direi che è andato tutto bene, insomma sono tornato ufficialmente e vi assicuro che adesso che è arrivata l'estate i video saranno più rapidi da fare, insomma. Anche se magari la qualità sarà un attimo più bassa, perché comunque abbiamo sti casini di uccellini, un po' di rumore, insomma ci sarà. Vi chiedo di scusarmi, ma sarà così. Nel frattempo cercherò un'altra soluzione, però intanto farò video come questo, insomma. Dai, cominciamo subito. Analizziamo la doccia. Allora, la doccia cos'è? Innanzitutto è il mio trick preferito, uno dei preferiti in assoluto. Secondo me è proprio uno dei più belli, uno di quelli più difficili ma anche più facili in un certo senso. Uno di quelli che possiamo legare a tutto, perché veramente ci possiamo fare di tutto con questa doccia se impariamo a farla. Ha un casino di varianti, un casino di possibilità, veramente ci possiamo combinare tantissime cose. Allora, vediamo innanzitutto una certa similitudine con un altro trick che era questa. Vediamo anche comunque la mezza doccia, ovviamente, che avete imparato col mio scorso video. Nel caso andatevelo a vedere. Allora, cosa vediamo? Che comunque il ritmo è, direi che è abbastanza più veloce con la doccia che la mezza doccia. Diciamo che la doccia è il papà della mezza doccia, ecco. Perché comunque, ricordiamo, allora, guardiamo subito, la mano destra è uguale identica sia nella doccia che nella mezza doccia. Perché nella mezza doccia, ripassino della scorsa lezione, cosa facevamo? Tutti i tiri della mano destra erano così, quindi verso l'interno, alte, insomma altine, un po' più alte delle tre palline, verso l'esterno alte. Mano sinistra, tutti i tiri che faceva la mezza doccia erano così, quindi praticamente alti la metà se non meno, bassi insomma, verso l'altra mano. La doccia invece farà questo, la mano destra uguale identica, la mano sinistra tutti i tiri saranno dritti, semplicemente dritti, 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 non dobbiamo preoccuparci, è dritto. Allora, impariamo subito a tirare dritto, che comunque anche nel box lo usiamo, il tiro dritto. Il tiro dritto, come tanti fanno, non deve essere così, perché questo non è un tiro, questo è un passaggio di mano, cioè è uno scambio, non è scambiare il testimone in atletica leggera, per dire. Invece noi dobbiamo tirare, quindi la mano praticamente deve solo darsi un atto di spinta col polso e lanciare la pallina alla mano. Vedete? Fate un po' magari pratica di questo, vi basta solo il verso dalla sinistra alla destra, eh? Vedete? Fate un po' di pratica così magari. È fondamentale che il tiro sia buono, perché se no tutta la riuscita dell'esercizio dopo sarà sbagliatissimo. Insomma, impariamo bene questo movimento con una pallina, ma non penso che ci sia bisogno di chissà quale lezione, insomma. E passiamo alla seconda pallina. Ok, qua molti di voi staranno già facendo questo. Sbagliatissimo, vi licenzio subito, vi boccio. Perché? Beh, intanto noi dobbiamo partire dal mano destra col tiro alto. Quindi comunque è sbagliato, perché comunque con quello si parte dalla mano sinistra facendo questo tiro, o perlomeno la maggior parte delle persone, anzi tutte quello che vi sto a fare questo, partono sempre da questo tiro. È sbagliatissimo, bocciati. Noi dobbiamo fare, intanto non dobbiamo partire così, e in più dobbiamo partire alti, quindi facciamo il tiro alto, perché noi dobbiamo metterci la terza pallina dopo. Questo è riscaldamento per le tre palline. Se noi facciamo così, voglio vedere dove mettete la terza pallina, cioè bisogna essere dei mostri velocissimi. Mi sa che non ce la facciamo. E allora cosa facciamo? Tiro alto e quando sta arrivando, oppelala, la passiamo dritta sull'altra mano come abbiamo imparato prima. La difficoltà di questo esercizio è che tutto è collegato, cioè è come una cosa circolare, come il ciclo della vita, diciamo. È tutto uno collegato all'altro, tutti i tiri collegano l'altro e se un tiro è sbagliato si sbaglia tutto. Magari facciamo un tiro un attimino più storto,
Questo condizionerà tutto il giro, perché comunque il trick della roccia è un giro così, continuato. Vediamo. Se io faccio un tiro magari poco preciso, è molto molto probabile che dopo, che questo coinciderà con tutto il resto e quindi il risultato sarà veramente veramente pessimo, finché non si sbaglia, insomma. Ora aggiungiamo un'altra pallina, andiamo veloci perché siamo bravissimi, non abbiamo bisogno di soffermarci chissà quanto. E se avete problemi vi riguardate questo video o mi scrivete, insomma, non c'è nessun problema. Uccellini rompipalle a parte, passiamo alle tre palline. Con le tre palline, come vi ho sempre detto, partiamo sempre dove abbiamo più palline. Con qualunque pallina stiamo giocando, si parte sempre dalla mano che ha più palline. In questo caso, due palline sulla destra, una sulla sinistra, partiamo dalla mano destra. La posizione di quando abbiamo più di una mano, di una pallina in mano, scusate, è questa, cioè pallina e pallina, in maniera dritta, non in maniera orizzontale, perché dovremmo tirare così con tre dita, è un pochino scomodo. Teniamola in verticale e tireremo questa, la prima ovviamente. Come facciamo adesso? Tiro normale e questo. Beh, erroraccio, erroraccio. Vedete? E tiro dritto come prima. Però cosa notiamo subito? Che questa pallina rimane ferma, poverina. Quindi noi dovremmo essere bravissimi a fare questo che è veramente, veramente difficile. Cioè, quando questa pallina sarà alzata in aria, arriva qua. Questa arriverà qua e quando questa sta arrivando dovremo rifare il tiro, perché la mano destra fa sempre questo tiro, dovremo farle in risposta a questo. Vediamo e poi ci fermiamo, ci fermiamo. Scusate. Uno. Ok, così visto. Uno. Vedete? Bello, era molto molto impegnativo imparare il concetto, quindi semplicemente è tutto continuato. E ci fermiamo. Ora abbiamo due palline sulla sinistra, ce ne rimettiamo una sulla mano destra e poi cominciamo. Non partiamo con due mani sulla sinistra, che non si fa, non si fa. I bravi bambini non lo fanno. Ok, vediamo che una volta che abbiamo preso un pochino la mano con questo concetto, aggiungiamo un palleggio. Quindi invece che fermarci con due palline qua, ci fermiamo con due palline qua. Uno, due. Oppelala. Uno. Sì, scusate, mi sto. Ok, faccio fatica a fermarmi purtroppo. Vediamo che bisogna continuare, continuare finché non sbagliamo. Non. Per esempio, io quando cominciavo a giocolare, intanto vi faccio vedere un po' com'è l'esercizio così capite. Quando cominciavo a fare questo, io praticamente avevo paura di sbagliare e mi fermavo prima di sbagliare. Ma no, 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 non si fa perché. Perché noi continuiamo, sforziamoci, andiamo oltre i nostri limiti e sbagliamo dopo. Continuiamo finché non sbagliamo. Se noi partiamo col blocco mentale che sbaglieremo, ai ai ai, o se abbiamo paura di sbagliare, non riusciremo ad andare avanti chissà quanto a imparare. Se invece noi, le facciamo cadere ogni volta senza fermarci, cosa succede? Che ci scasseremo di chinarci ogni volta a raccogliere le palline, inseguirle, si rotolano in giro. E sbaglieremo molto meno, cioè più sbagliamo, meno sbaglieremo in futuro, perché ci scasseremo di raccoglierle, non vogliamo avere mal di schiena atroce, quindi la nostra mente ci farà sbagliare meno. Mettiamola così, insomma, va bene? Quindi comunque impariamo ad aggiungere sempre sempre un palleggio, seguite tutti i consigli che vi ho dato su questi tiri e ovviamente aggiungiamo un palleggio. Uno, due e ci fermiamo. Riproviamo con un palleggio in più. Deve essere sempre una cosa così continuata, molto costante, perché dobbiamo allenarci un po' ogni giorno, non tanto un giorno e gli altri giorni no, poco ogni giorno, finché non ci entrerà in mente. Questo deve essere una cosa che ci viene naturale, spontanea, diciamo. Ed è molto molto importante che venga un movimento naturale, perché sarà fondamentale in futuro per tutte le cose che vi insegnerò, e soprattutto io ho inventato tantissimi esercizi, tantissimi trick, diciamo, di questa doccia, di questa famosissima doccia, e ve ne insegnerò a valanghe, a palate veramente, perché ne so far tantissimi. Vi insegnerò anche la doccia con le 4, le 5, le 6 palline. Con le 7 non sono in grado e chissà se mai lo sarò, è molto molto impegnativo. E beh, intanto vi do altri consigli. Per esempio, una cosa molto banale da dire scontata è che i tiri devono sempre essere alti uguali, perché basta che ne tiriamo uno più alto e vediamo che il ritmo si ferma. Noi non dobbiamo spezzare il ritmo,
è come se fosse una canzone, non possiamo sbagliare nota, le note devono essere sempre quelle nello spartito. Non spezziamo il ritmo. Vedete, noi continuiamo sempre dritti. Se una è un attimino più alta, vabbè, cioè stiamo imparando, non è che dobbiamo fare i millimetri perfetti, però allenatevi a farle sempre alte uguali, insomma, all'incirca. Facciamolo un po' la buona, ma vabbè. Poi, un'altra cosa, quando si gioca, questo vale per tutto, dobbiamo guardare in alto, le palline più in alto possibile. Quindi il punto di incrocio, non le mani, perché se guardiamo le mani, sbagliamo, vedete? Cioè, è difficile guardare le mani, è scomodissimo e anche abbastanza stupido, perché deve essere una cosa che c'è in spontanea, ci deve venire da dentro. Dobbiamo guardare in alto, così vediamo se è tutto a posto, vediamo dove sbagliamo, perché gli errori soprattutto sono in alto. Se magari le prendiamo male, ci cadono, non è un errore di come le prendiamo, anche quello, però soprattutto è un errore di come le tiriamo. E se guardiamo in alto possiamo capire cosa sbagliamo e correggerlo subito. E soprattutto è una cosa più naturale. Se non guardate le mani, dovete imparare a far tutto da solo, ovviamente con la coda dell'occhio, vedete, perché avete questa visuale, quindi un pochino vedete anche il movimento delle mani. Ok, una volta che abbiamo imparato questo, ma neanche se siamo dei mostri, ora passiamo ad un altro concetto di giocoleria. Allora, una cosa che vi dico, una bella chicca, è questa. Allora, un bravo giocoliere non è bravo perché sa fare tutti i trick di giocoleria e basta, ma è bravo perché sa passare, sa collegare, fare le transizioni, si dice in giocoleria, sa fare le transizioni da un trick a un altro. Per esempio, noi sappiamo fare la cascata benissimo e vogliamo passare alla doccia in una nostra esibizione. Come facciamo? Ci fermiamo e cominciamo a doccia. Ma no, è un po' brutto, non è molto bello, soprattutto spezziamo il ritmo dell'esibizione, o comunque non è bellissimo da vedere. Se invece noi facciamo questo, cascata, tiriamo e cominciamo, vediamo che facciamo già molto più bella figura, perché è una figata, così è molto più naturale, dici cioè ti dà un'impressione di avere molto più controllo un giocoliere del genere. E soprattutto facciamo la doccia, cascata. Non è una cosa difficile in verità, ma fa molto colpo. Allora, partiamo dalla cascata, semplicemente tiriamo una più alta, tenendo le altre palline in mano, quindi tiriamo le altre in mano e cominciamo. Ce la tiriamo su questa mano sinistra ovviamente e poi cominciamo. Trattiamo quel tiro come se fosse uno dei tiri alti che facciamo con la mano destra, insomma. Deve essere quello il movimento che facciamo, ecco. Vedete? E se noi stiamo facendo la doccia e vogliamo passare la cascata, semplicemente quando una è in aria, ne deve rimanere solo una in aria, magari tiratela anche un attimo più alta, e poi cominciate a comportarvi appena vi arriva come se fosse una cascata, ecco. Direi, spero di essere stato più chiaro possibile, scusate che ho fatto abbastanza in fretta, ma sono qua al sole a luna di pomeriggio e si sta morendo, mi sono sacrificato per voi, siatene felici e contenti. Spero di essere stato il più specifico possibile, perché era inutile fare un video di 20 minuti in cui vi spiegavo tutti i dettagli, perché semmai se non capite qualcosa chiedetelo e insomma ve lo spiego, però penso di aver spiegato le cose fondamentali, ecco. Allenatevi tantissimo, è importante essere costanti, e adesso che è arrivata l'estate, guardate, farò video molto più spesso, ve lo assicuro, magari ci sarà un po' di rumore come oggi, però perlomeno lì farò. Sono felice del canale, siamo quasi a 100 iscritti, ma ne mancano tipo 11 per arrivare a 100, una figata. E siamo ormai a 6.000 visite, io non ci credevo. Condividete la giocoleria, io non lo faccio per diventare famoso, chi se ne frega di diventare famoso. Io lo faccio per trasmettere la giocoleria, che è una passione veramente che mi dà qualcosa di importante. E mi darà sempre. E se lo condivido con voi sarà ancora meglio. Dai, ora chiudo, ci vediamo al prossimo video, che uscirà molto molto presto, come vi dicevo. Ditemi se non imparate il trick o qualunque cosa, io ci sono sempre, lo sapete. Ci vediamo al prossimo video, carico subito il video e via, ciao a tutti e buon pranzo a me.